ringrazio la CONFSAL per avermi invitato a questa giornata di riflessione su questioni abbastanza importanti per il nostro paese. E io volevo appunto ricollegarmi all'ultimo intervento a proposito delle questioni, diciamo, un po' collegate più al lungo periodo che non alle contingenze del dibattito politico elettorale, sul quale onestamente non mi sembra che sia il caso di soffermarsi più di tanto, a mio avviso. E volevo fare qualche riferimento, diciamo, alle questioni che sono un po' legate al lungo periodo e allo sviluppo all'economia del nostro paese. E uno dei punti sui quali andrebbe fatta una riflessione riguarda appunto le performance di un'economia quale quella italiana, che sono state molto deludenti a prescindere dalle vicende della crisi che ha caratterizzato il periodo che va dal 2008 fino al 2014-2015. Gli ultimi due anni sono stati anni, diciamo, di ripresa del processo di crescita, che però, nonostante i risultati, diciamo, in qualche modo incoraggianti, fanno sì che il prodotto interno lordo sia ancora al di sotto di quello del 2007 di 5-6 punti percentuali. Quindi, diciamo, nella migliore delle ipotesi abbiamo ancora parecchio da recuperare. Allora, l'Italia cresceva molto di meno rispetto agli altri paesi europei già prima della crisi. Qualche dato, giusto per fornire qualche elemento di riflessione: dal 2001 al 2007 il prodotto interno lordo in termini reali è cresciuto in Italia dell'8,5% contro il 17% dei 28 paesi dell'Unione Europea e il 15% dei paesi facenti parte dell'Eurozona. Quindi già questo è un elemento sul quale andrebbe fatta una riflessione. È uno dei punti rilevanti per individuare questa performance molto deludente, a mio avviso, riguarda proprio un problema che era stato affrontato dal professor Brambilla che mi ha preceduto, cioè la questione della crescita della produttività dei fattori produttivi. Allora, in Italia, l'Italia, da questo punto di vista, negli ultimi 10 anni ha visto crescere la produttività dei fattori soltanto dell'1,4% contro il 12% dei paesi dell'Europa 27. Quindi questo è il divario di produttività. Ora, la mancata crescita della produttività innesca, diciamo, un circolo vizioso di bassa crescita, bassa occupazione, bassi livelli e bassi salari e lavoro di bassa qualità. Cioè, ci troviamo di fronte a una situazione nella quale noi troviamo un peggioramento della qualità del lavoro, quindi aumenta il lavoro precario o contratti a tempo determinato. Questi dati ulteriori degli ultimi anni fanno vedere come la crescita nel 2017, per esempio, la crescita di nuovi contratti a tempo determinato è stata di gran lunga superiore a quella di contratti a tempo indeterminato. Quindi da questo punto di vista abbiamo un peggioramento della qualità del lavoro, bassa produttività, bassi salari, ristagno della domanda. Quindi, diciamo, è un circolo vizioso che si autoalimenta. Questo in qualche modo pone, diciamo, il problema, a mio avviso, di cosa occorrerebbe fare per quanto riguarda la questione della crescita della produttività e della innovazione tecnologica. Questa è un'altra questione, a mio avviso, rilevante, cioè il modello di sviluppo per quanto riguarda l'economia italiana. Questo, diciamo, dobbiamo andare un po' più indietro nel tempo, dobbiamo andare forse indietro agli anni 80, si è andato sempre più caratterizzando per un declino progressivo della grande impresa a vantaggio di imprese minori. Questo in termini di peso percentuale degli addetti e in termini di valore aggiunto. Ma di più, si è andata sempre più caratterizzando un'economia in cui i settori produttivi prevalenti erano quelli, diciamo, a tecnologia matura,
nei quali il vantaggio competitivo è basato soprattutto sui costi unitari di produzione. Quindi questo ovviamente in una prospettiva di apertura dei mercati ha messo in difficoltà una buona parte del sistema produttivo italiano, anche quello, diciamo, che in passato aveva conseguito delle performance interessanti. Mi riferisco all'Italia centro-orientale, diciamo il modello distrettuale, che è stato messo in difficoltà da un processo di globalizzazione dei mercati. Quindi, diciamo, una riflessione andrebbe fatta sulle politiche industriali che dovrebbero in qualche modo favorire un processo di innovazione tecnologica, sia per quanto riguarda la produzione, quindi le modalità di produzione, quindi innovazione di processo, sia per quanto riguarda innovazioni di prodotto, quindi l'inserimento dell'Italia in nuovi settori produttivi. E da questo punto di vista, gli ultimi 15-20 anni in Italia è mancata, diciamo, una visione di lungo periodo che tenesse conto di questi aspetti. Quindi è mancata, diciamo, una politica industriale che potesse mettere al centro le questioni dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico. Diciamo che anche qua penso che sia opportuno tornare su questo punto. Diciamo, è prevalsa una sorta di, come dire, di luogo di infatuazione, a mio avviso tutta ideologica, nelle capacità terapeutiche, a mio avviso, del mercato, mentre invece forse sarebbe stato opportuno tenere conto anche di esperienze straniere che in questi anni hanno in paesi che sicuramente non possono essere tacciati di statalismo, nei quali invece lo Stato si è fatto portatore di politiche industriali forti che hanno considerato l'innovazione tecnologica, lo sviluppo di nuove tecnologie, investimento in conoscenza come prioritari. Mi riferisco a interventi pubblici negli Stati Uniti. Ci sono diverse istituzioni pubbliche negli Stati Uniti che hanno finanziato Small Business Investment Company, Small Business Innovation Research Center. Sono tutte istituzioni pubbliche che hanno finanziato società come la Apple, mi riferisco anche a settori come le energie rinnovabili, tutto il settore della green economy e settori della ricerca farmacologica. La stessa cosa è avvenuta in Germania. Si può citare il caso della KfW, una banca pubblica tedesca che ha finanziato pesantemente e significativamente processi di innovazione tecnologica. Ancora mi riferisco allo stesso Regno Unito. Quindi, diciamo, ci troviamo di fronte a paesi nei quali lo sforzo, sia per quanto riguarda la ricerca di base, che notoriamente gli investimenti in ricerca di base sono caratterizzati in letteratura dalla presenza di forti esternalità e beni pubblici, quindi sono diciamo, investimenti i cui risultati sono, diciamo, non individualmente appropriabili, per cui è necessario un intervento pubblico perché questo sia, diciamo, conveniente e remunerativo, ma vale anche per la ricerca applicata nella misura in cui in molti casi si tratta di investimenti molto rischiosi, per cui il settore privato potrebbe non essere interessato, legittimamente potremmo dire, a intraprenderli. Quindi il sostegno pubblico da questo punto di vista può essere importante per svolgere questa funzione. Quindi i risultati quali sono stati? I risultati sono stati che l'Italia è uno dei paesi che meno investe in ricerca e sviluppo. Alcuni dati, giusto per dare qualche informazione, nel 2013 avevamo che in Italia l'investimento in ricerca e sviluppo è l'1,3% del prodotto interno lordo contro il 2% del prodotto interno lordo dei paesi dell'Europa a 28. Quindi da questo punto di vista ci troviamo di fronte a una situazione molto sperequata, nella quale appunto la competitività delle imprese italiane è messa ovviamente a repentaglio dal momento in cui c'è una forte innovazione dei paesi che sono concorrenti, che da questo punto di vista ci vede senz'altro perdenti. Molti paesi hanno intrapreso importanti piani di sviluppo in questo senso, mi riferisco al Regno Unito. L'Industrial Strategy Act del 2013
ha irrobustito filiere industriali in diversi ambiti. Stiamo parlando di settori importanti della tecnologia. La stessa cosa fa la Francia, in cui il sostegno pubblico all'innovazione è molto pesante, molto, molto forte. E questo, diciamo, si è tradotto in una situazione abbastanza paradossale, per cui l'Italia è uno dei paesi in cui, diciamo, se andiamo a fare una classifica degli interventi pubblici a favore delle imprese, l'Italia si pone in termini di aiuti alle imprese rispetto alla media europea con uno 0,24% del PIL rispetto allo 0,62% del PIL dei paesi dell'Unione Europea a 28. Quindi questa, diciamo, un po' sfata, a mio avviso, un certo luogo comune che in certi momenti, diciamo, affiora ogni tanto, secondo cui l'Italia avrebbe inondato di risorse il settore industriale. Quello che forse può essere discutibile, a mio avviso, senz'altro lo è le modalità con cui la politica industriale è stata fatta, però a mio avviso non si può dire che diciamo, ci sia stata una politica industriale in senso organico. Anzi, alcuni governi avevano addirittura teorizzato che la migliore politica industriale era non avere politica industriale. Se non ricordo male, fu il presidente del Consiglio Monti a dire una cosa del genere, però non sono sicuro di questa informazione. Quindi questo, a mio avviso, è un punto sul quale andrebbe fatta una riflessione. L'altra questione, pure importante, che è collegata a questa, riguarda la spesa per investimenti pubblici. Questa è l'altro elemento sul quale, diciamo, è importante, a mio avviso, concentrarsi. Diciamo, la questione delle infrastrutture, la questione dell'investimento in capitale fisso sociale può essere cruciale in quanto è complementare agli investimenti delle imprese. Quindi da questo punto di vista si creano delle esternalità positive che possono avere un impatto significativo sulla crescita economica, sulla riqualificazione del paese. Anche qui i dati sono abbastanza sconfortanti. Passiamo dal 3,7% del prodotto interno lordo della spesa in conto capitale in rapporto al prodotto interno lordo del 2000 al 2,2% nel 2016. Quindi questo è un altro elemento. Non voglio nemmeno poi fare, non voglio entrare nelle questioni relative agli squilibri territoriali, perché apriremmo un altro fronte che è molto grave e sul quale forse possiamo tornare in un secondo giro di tavolo. Quindi questi sono, diciamo, a mio avviso, degli elementi che andrebbero presi in considerazione. E forse, diciamo, qualche considerazione andrebbe fatta pure sulle questioni relative ai vincoli europei. Ora, io personalmente ho qualche dubbio se sia il caso, per esempio, di considerare le spese per investimenti in infrastrutture, investimenti in capitale umano, investimenti in conoscenza, se siano, diciamo, se sia opportuno considerarli nell'ambito del computo del disavanzo pubblico ai fini del rispetto dei vincoli europei. Il considerare la possibilità che gli investimenti possano essere fatti in disavanzo, diciamo, non è una prospettiva bizzarra, diciamo, ma è, come dire, è quanto teorizzato dagli economisti finanziari anche in anni ormai molto lontani, cioè la possibilità che un investimento pubblico possa essere finanziato in disavanzo nella misura in cui il rendimento atteso di questo investimento sia uguale o superiore al tasso di interesse sui titoli di Stato che vengono emessi per finanziare questo investimento. Quindi da questo punto di vista si potrebbe pensare di porre la questione di introdurre elementi di flessibilità nella redazione del bilancio, non per finanziare la spesa corrente, come forse è avvenuto in questi anni, cioè l'Italia ha contrattato dei margini di flessibilità con le istituzioni europee per finanziare delle spese i cui effetti, diciamo, sia in termini di crescita
sia in termini investimento, in termini di capacità produttiva, si sono rivelati, a mio avviso, molto dubbi. Un discorso diverso potrebbe essere quello di porre la questione per quanto riguarda le spese in conto capitale, che a mio avviso sono importanti per quanto riguarda le prospettive di sviluppo del paese. Non voglio parlare nemmeno di crescita, perché questa è un'altra questione che a me personalmente non è che piaccia moltissimo. Cioè, gli economisti distinguono fra crescita e sviluppo. Qui il problema è lo sviluppo, cioè il modificare una struttura produttiva che sia, come dire, più funzionale e più adatta a raccogliere delle sfide, soprattutto per le generazioni successive che verranno, che dovranno appunto affrontare una situazione molto difficile. Se poniamo le premesse per uno sviluppo di nuovi settori, di nuove possibilità, possiamo anche, come dire, ridurre quelle discrasie, quei problemi che attualmente impongono a molti nostri giovani brillanti laureati di andare all'estero. Diciamo. Io come docente universitario sono testimone di un problema di emigrazione di giovani laureati in altri paesi. Questo è un doppio danno, perché noi diciamo, spendiamo risorse, investiamo in capitale umano e questo capitale poi prende la via di altri paesi. Quindi è come se noi trasferissimo risorse ad altri paesi. Questo avviene dal Mezzogiorno al resto del paese, avviene da tutto il paese al resto del mondo. Quindi questi sono problemi sui quali forse andrebbe detto qualche cosa e andrebbe forse articolata una strategia di più lungo respiro, quindi sottratta, diciamo, alle polemiche del giorno per giorno, delle ossessioni sulla spesa pubblica, sulla riduzione delle tasse e quant'altro, che a me sembrano, diciamo, discorsi che lasciano molto il tempo che trovano, perché poi ovviamente non verranno disattesi. Quindi, in modo, a mio avviso, non ideologico, dovremmo forse riconsiderare anche il ruolo della politica economica. Lo Stato può fare delle cose, perché il mercato non le fa. Il mercato può fare altre cose. Quindi, senza questa contrapposizione ideologica per cui tutto ciò che fa lo Stato non va bene, tutto ciò che fa il mercato va bene. Questa è una posizione prettamente ideologica che non ha nessun fondamento nell'analisi economica. Forse potremmo trovare, diciamo, una modalità di articolazione di una politica condivisa. Quindi raccolgo questo invito che è stato fatto dal segretario di superare, diciamo, delle contrapposizioni che, francamente, a mio avviso, non avrebbero motivo di sussistere. Mi fermo qua, vi ringrazio.